Marketing e business, non tutte le azioni hanno la stessa importanza. Molti imprenditori, liberi professionisti si trovano sommersi dalle cose da fare, tra mille possibilità, mille opzioni, mille progetti che vorrebbero costruire e in testa spesso hanno tantissima confusione. In situazioni simili, e so che tantissimi di voi ci sono capitati, purtroppo direi, che da un certo punto di vista è positivo perché significa che siamo dei vulcani di idee che non rimarremo mai senza fare nulla e troveremo sempre possibilità ovunque. Dall'altro, spesso andiamo un po' frenati proprio perché tutte queste possibilità e cose da fare diventano allo stesso tempo delle distrazioni. Quello che dobbiamo fare in situazioni del genere è renderci conto che non tutte le azioni che possiamo fare, le strade che possiamo intraprendere hanno la stessa importanza. Questo è fondamentale. Faccio un esempio molto banale che rende bene l'idea. Immagina di avere una mappa di un tesoro che ti porta dove c'è sepolto uno scrigno con dentro 1 milione di euro e immaginiamo che tu sappia con certezza che effettivamente lì ci sia questo 1 milione di euro. Benissimo, cosa fai? Parti, arrivi dove c'è la X sulla mappa e inizi a scavare. A un certo punto vedi di fianco a te una moneta da 1 euro, quindi ti fermi e la raccogli. Stai per iniziare a scavare, dietro di te vedi una banconota da 5 euro, quindi anche lì torni indietro, la tiri fuori. Poi stai per iniziare a scavare, vedi qualcosa sbrilluccicare sotto la sabbia, quindi di nuovo ti allontani, inizi a scavare e tiri fuori e trovi una moneta da 50 centesimi e così via. Passa la giornata e hai raccolto 5, 6, 7 euro, 10 euro, 100 euro, quelli che sono, ma non ti sei avvicinato per nulla al tuo scrigno. Ecco, questa è la situazione in cui si trovano tanti imprenditori, purtroppo, perché si fanno distrarre da tante piccole cose, tante azioni che lo distolgono dal loro obiettivo principale, da quell'azione più importante che, se portata a termine, può veramente fare la differenza nella loro vita. In questo caso simbolico, in questa metafora, lo scrigno con 1 milione di euro. Perfetto. Ora, quello che devi fare è buttare giù tutte le idee che hai, tutti i progetti che hai in mente e chiederti, o meglio, riflettere un pochino, comunque fare un po' di mente locale e un esame di coscienza e chiederti veramente qual è il potenziale che ognuno di questi progetti, ognuno di queste azioni può portarti. Ce ne saranno tante che avranno sì dei risultati tutto sommato soddisfacenti, per carità, ma non si avvicinano nemmeno lontanamente al tuo progetto principe, quello che ha un potenziale veramente più alto rispetto a tutti gli altri. E nel momento che noi iniziamo a gestire la nostra giornata, farci distrarre per seguire questo progetto, seguire quest'altro e via dicendo, ci rendiamo conto che la maggior parte delle azioni che andiamo a compiere, e in una giornata, se abbiamo la testa così piena, saranno veramente un'infinità, perché ti chiama questo per un progetto, ti chiama quell'altro, collaboratore, il venditore, un cliente, insomma le distrazioni sono infinite e nessuna di queste azioni ti fa avvicinare al raggiungimento del tuo obiettivo principale. Ed è proprio da qui che devi partire. Quindi chiediti: quali sono le azioni più importanti che mi permetteranno di raggiungere il mio obiettivo, chiamiamolo supremo? Bene. Tutte le altre cose, se ne hai la possibilità, dovresti rifiutarle, dovresti dire di no, non dovresti avviare altri progetti che sì, possono essere belli, possono portare ottime opportunità, ma non quanto il tuo obiettivo principale. Quindi quello che devi fare è buttare giù, e io ti consiglio di farlo veramente con carta e penna perché ti aiuterà ad avere una chiarezza importante, e dare un valore economico a ognuno di questi tuoi progetti. Quindi sì, potrei lanciare questa nuova linea di moda, secondo me potrei guadagnare 50.000 euro, perfetto. Potrei iniziare a fare delle consulenze, vendere il mio tempo, potrei guadagnare 1.000 euro al mese, bene, mettiamo 12.000 euro in un anno, perfetto. Poi c'è il mio business principale che, se lo faccio crescere, potrebbe arrivare a 2 milioni di euro in un anno. Poi c'è quest'altra attività, sì, se va bene, qui potrei fare 100.000 euro e così via. Perfetto, una volta che hai buttato giù tutto, identifica qual è il tuo obiettivo principale e qual è la differenza che hai rispetto agli altri, ti renderai conto che non ha senso seguire tutti gli altri progetti. Quindi inizia a concentrare tutte le tue energie sul progetto principale e solo successivamente, quando avrai iniziato a costruirlo, e inizia a lavorare solo su di lui e ignora tutte le richieste degli altri progetti, perlomeno fin quando non lo hai raggiunto. Dopodiché potrai fare quello che vuoi, potrai concentrarti su altre cose e via dicendo, ma finché non hai raggiunto il primo, distrarsi su tutte le altre diventa davvero un problema, perché stai perdendo tempo e il tuo obiettivo, se continuerai a lavorare in questo modo, non lo raggiungerai mai. Ed è un peccato perché probabilmente hai le competenze, le capacità e le possibilità di realizzarlo, quindi perché non farlo e farsi distrarre da altre mille occasioni luccicanti che non hanno assolutamente lo stesso valore del tuo obiettivo principale? Riflettici e inizia a lavorare su quello e inizia a dire di no e non perdere tempo su tutte le altre cose che hanno un valore minore. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questo vale per qualunque tipo di business. Se tu hai un business solo, potresti, e sicuramente avrai, tante cose che puoi fare per farlo crescere. Anche qui le azioni non hanno tutte la stessa
importanza. Ci saranno azioni che possono dare una spinta esagerata al tuo business, altre meno. Esempio stupido, se sei un personal trainer potresti comprare l'attrezzo nuovo. Perfetto. Qual è il vantaggio che ne avrai? Sì, i tuoi clienti forse ne saranno soddisfatti o possono fare un allenamento in più. Ma se il tuo business non sta già esplodendo, quello che dovresti fare è probabilmente concentrarti sulla ricerca di nuovi clienti. Perché avere 10 clienti nuovi ogni settimana stravolgerebbero completamente il tuo business. E poi di attrezzi ne puoi comprare a centinaia. Quindi identifica qual è l'azione più importante per far crescere il tuo business ora e poi concentrati su quello. Non a caso le mie consulenze lavorano proprio su questo, quindi identificano l'azione più importante che devi fare perché sarà quella che ti permetterà di crescere più velocemente. Quindi smettila di perdere tempo con azioni inefficaci o poco performanti e concentrati su quello che conta davvero. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!